Agenti Alfa, bentornati sul canale. Dopo un po' di tempo volevo tornare ad affrontare il fumetto noir, ma non quello efferato dell'inizio degli anni 60, quello della metà degli anni 70 che cominciava più a indirizzarsi verso caratteristiche di tipo giallo. E oggi parliamo di una testata che ho già trattato sul canale, ma in questo caso si tratta di un episodio particolare, perché il buon Daniel dell'editoriale Corno in questi numeri 18 e 19 si è ritrovato niente poco di meno che faccia a faccia col mitico Criminal. È stata un'operazione di crossover da parte della Corno nel 1976 con storie sceneggiate da Maria Grazia Perini su soggetto del solito Max Bunker e copertine e disegni di Frank Verola. Frank Verola, che ha disegnato diversi Criminal, come anche Maria Grazia Perini, è stata la sceneggiatrice di una buona parte dei 400 e passa i numeri di Criminal. Ora, ricordiamo brevemente che Daniel è stato in edicola per circa 3 anni, perché si tratta di 30 numeri. L'ultima parte della vita editoriale è stata caratterizzata da irregolarità nelle pubblicazioni ed è quella che poi di fatto ne ha decretato la fine, perché il pubblico comunque la apprezzava molto, e questo si evince, l'abbiamo detto anche in altri video, dalla posta finale che è sempre contenuta in questi albi e dove la stessa Maria Grazia Perini si dedicava a rispondere personalmente a coloro che scrivevano. Ora partiamo dalle copertine. Copertine sempre molto belle che, pur non raggiungendo il concetto visionario di Corteggi, ne rendono omaggio. Questa in particolare, dove vediamo Criminal che ha il volto bianco, ricorda direttamente quelle di Corteggi, perché Corteggi era solito raffigurare Criminal addirittura a volte tutto vestito di bianco, ma spesso e volentieri con la tuta gialla e il teschio bianco. Le copertine sono sicuramente molto molto belle, e quando all'epoca io cominciai a recuperare Daniel, diciamo, rimasi un po' stupito di questo crossover, perché comunque il destino di Criminal era segnato da tanto tempo, con lui in una sorta di stato vegetativo. Vi dico subito che questo crossover creò negli anni dei grossi problemi di continuity. Come sappiamo, il mondo di Max Bunker comunque è una sorta di multiverso, di rete tra personaggi, e c'è una certa continuità fra le varie serie. Ci sono tanti crossover, tante comunicazioni, e quindi forse è esagerato parlare di multiverso, però quantomeno di rete che mette in connessione tutti i suoi personaggi, certamente sì. Ecco, questo crossover con Daniel creò grossi problemi, perché poi, se fin qui la storia poteva anche avere un senso, quello che poi accadde dopo per rimediare a questa sorta di incontro fu veramente un pasticcio. Non entro nei dettagli, però vi posso solo dire che vi furono delle ristampe successive sia di Daniel che di Criminal, che tentarono narrativamente di spiegare tutta una serie di fatti che sono avvenuti, ma che probabilmente fecero più danni che cose positive per cercare di rimettere i puntini sulle i. E poi anche la storia del 2004, disegnata da Perrucca, di Criminal, in realtà sembrava andare a cozzare con quanto narrato qui. Di fatto poi la Corno spiegò che le avventure di Daniel, dove compariva Criminal, di fatto erano da considerarsi un sogno. Insomma, mi sembra un espediente un po' troppo facile per mandare in vacca tutto quello che è stato raccontato. I disegni, dicevo, di Frank Verola, e sono disegni, come dico sempre, abbastanza innovativi, perché spesso e volentieri vi faccio vedere banalmente una tavola. Come vedete qui, questa scena di azione di combattimento, noi abbiamo le due vignette fuse tra di loro, e questo è un espediente che il disegnatore ha usato diverse volte, senza abusarne, però era giusto anche per rompere la monotonia della solita doppia banda. Quindi lo sconfinamento delle due tavole, dal mio punto di vista, aveva un'incidenza narrativa molto importante. I disegni molto molto belli di Frank Verola. Frank Verola, caratterizzato secondo Max Bunker da una proverbiale lentezza, e che spesso costringeva
la Corno a ingaggiare altri disegnatori, però mi viene da dire è abbastanza normale, cioè qualsiasi casa editrice ha più disegnatori per una testata, questa è sempre stata un po' una fissa di Max Bunker, forse per risparmiare e forse per ottimizzare le risorse con il massimo guadagno, insomma. Ricordiamoci che a un certo punto Magnus disegnava Criminal, Sataniche, cominciava a fare le bozze per Alan Ford. Si era anche dedicato ai vari Jezebel, Dennis Cobb, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, queste persone, ecco, non erano di certo dei robot, per cui hanno fatto dei miracoli. Qui Frank Verola, chiaramente, nelle sue tavole, si dedica ad un dettaglio decisamente più efficace rispetto a Magnus. Certo, quando si tratta poi di disegnare Criminal, si vede che i volti, pur avendo un richiamo al tratto di Magnus, appartengono a un'altra mano, però insomma c'è un tentativo di perseguire quella strada, ma il bello è che ne guadagniamo in dettagli, perché oggettivamente guardate qui questo tipo di esperimento, non sembra quasi a volte un formato pocket con le tavole di Frank, i dettagli sono molto forti, cioè qui non abbiamo le silhouette di Magnus. Qui comunque c'è un tentativo, ripeto, di andare nei dettagli. La storia non è malaccio, anche perché è una storia che si sviluppa in due albi e incrocia diverse trame. Il punto di partenza è Daniel che va a Londra perché c'è un convegno internazionale sulla sicurezza. Viene rapito un rappresentante delle forze dell'ordine indiane e subito ci si mette in testa che se non fosse in coma questo rapimento così incredibile sarebbe ad opera di Criminal. Quindi poi fra una chiacchiera e l'altra Daniel chiede a Milton di andare a visitare Criminal, di vedere il suo stato vegetativo. Poi quando sono lì si accorgono che in realtà stanno guardando un manichino e che ovviamente Criminal era evaso. Da lì scatta la caccia all'uomo, si intrecceranno diverse storie perché Criminal praticamente entrerà in possesso anche di un microfilm molto importante per quanto riguarda il Ministero della Giustizia inglese. Poi ci sarà anche una sottotrama dove per tendere una trappola a Criminal, Daniel e Milton cercano di rendere, come dire, appetibile Lola. Cercano di capire dove abita, cercano di capire cosa può attirare Criminal in una trappola. Magari una volta evaso dall'ospedale, andrà alla ricerca della sua ex moglie, vorrà vendicarsi dell'uomo che gliel'ha portata via, chi lo sa. Allora, con una complessa strategia, diciamo così, cercano di appunto attirare Criminal. È chiaro che poi tutto quello che succede, come sempre, si incastra perfettamente. Cioè, casualmente, quando una cosa deve andare in quella direzione lì, ci va. Cioè, il piano di Criminal è sempre perfetto. La trappola della polizia, in qualche modo, è sempre perfetta perché riesce comunque ad attirare Criminal nella morsa, nella trappola che è stata messa in campo, però poi chiaramente Criminal riesce a suo modo, è come se avesse previsto qualsiasi minimo particolare e gli va sempre bene in tutto. Quindi su una storia sinceramente di due albi mi aspettavo un pochino più di realismo, qui è veramente esasperata la coincidenza estrema a qualsiasi passaggio. Ci sono delle ingenuità incredibili. E una storia, ripeto, sviluppata su due albi, forse meritava qualcosina in più. Vediamo il solito Milton che si scalda, che non riesce a trattenere la sua passione investigativa verso Criminal perché va su tutta le furie ogni volta che qualcosa non va bene. Vediamo Daniel con una flemma eccessiva che poi diventerà anche foga quando dovrà fare un virile, ecco, corpo a corpo con un criminal, e se le daranno di santa ragione, tanto che criminal non riuscirà bene a capire chi è questo personaggio qui fino alla fine. Vediamo poi una Lola che comunque ha la sua vita e decide di non tornare con criminal, e vediamo un criminal che alla fine va per la sua strada senza spiegare esattamente cosa succederà nel suo futuro. Insomma, una trama che dal mio punto di vista nella prima parte non è molto interessante, perché vediamo un criminal eccessivamente ironico, sfacciato, tanto diverso dal criminal che abbiamo conosciuto comunque nella serie regolare. Mentre nella seconda parte forse vediamo un criminal di nuovo calato nel suo ruolo,
un ruolo magari sempre un po' di spaccone, però caratterizzato, insomma, forse meglio. C'è un pochino un ritorno alle origini, il personaggio è un pochino più flemmatico, riflessivo, e non è il solito spaccone, appunto, che abbiamo visto nella prima storia, che secondo me ci mostra un criminal proprio caratterizzato anche dal punto di vista degli atteggiamenti, in modo davvero lontano da quello che si conosceva. Quindi non è una grande storia, però almeno si è avuto il merito con un doppio albo di dedicargli un po' di tempo. Non è stata frettolosa, è un'indagine molto complessa, ci sono tanti attori in ballo, anche per il discorso del microfilm si passa anche attraverso un antiquario che sarà malmenato, che sarà ricattato. Insomma, la vicenda è veramente molto complessa. Tutto sommato mi è piaciuta, non è una storia che mi ha deluso, come fu il crossover fra Criminale Satanic, che dal mio punto di vista fu di una banalità incredibile. In questo caso la doppia storia può essere anche abbastanza interessante, però sapendo poi qual è stato il futuro del personaggio di Criminal, sicuramente lascio un po' un amaro in bocca, perché è stata fine a se stessa, non è stata una storia che ha portato a un rilancio del personaggio. Forse nell'intenzione dell'autore c'era questa idea, probabilmente non ci sono state le condizioni per farlo tornare sulla scena e un po' mi dispiace. Come vi ho detto diverse volte, io tutta la serie di Daniel che sto rileggendo piano piano. È una serie molto interessante perché, come dicevo all'inizio del video, ormai ci si è spostati sul giallo, no? Avventure che ricordano un pochino i telefilm degli anni 70 e degli anni 80, magari non raccontati benissimo, ma sicuramente la sceneggiatura di Maria Grazia Perini è più accurata di quelle di Max Bunker, non ci sono i salti temporali, i personaggi comunque sembrano più coerenti e le indagini, anche se si devono condensare in questo formato pocket, che di fatto ci costringe ad accettare molte cose, molte scelte frettolose, sicuramente si sviluppa meglio rispetto ai soliti fumetti di Max Bunker, dove ci sono dei salti non solo temporali, ma anche di location da una pagina all'altra, che spesso, forse ok, per necessità narrative, però disorientavano il lettore in un modo veramente incredibile. Prima di salutarci, voglio tornare ancora una volta sui disegni di Frank Verola, o Verola, non so esattamente quale sia la pronuncia. Ricordiamoci che lui ha disegnato quasi tutti gli albi di Daniel, una collana, lo ripeto di nuovo, di 30 albi, li ha disegnati quasi tutti, con qualche eccezione soprattutto nella parte finale, dove sono intervenuti altri autori, come ad esempio un giovanissimo Carlo Ambrosini, che si è occupato anche di un paio di copertine. Frank Verola è stato il tentativo, assieme anche a Maria Grazia Perini, di riscrivere il noir nonostante l'assenza di Magnus. Io ho dedicato anche un video a questo, che magari vi lascio in sovraimpressione, perché si è voluto provare un progetto diverso, quindi un fumetto più dettagliato, un fumetto più moderno probabilmente, all'interno di un progetto noir che ormai aveva abbandonato quelle atmosfere molto crude e che non era sfociato nel grottesco, come era poi accaduto a Criminal, ma d'altronde quello era stato un progetto che poi era stato il precursore più che altro di Alan Ford. Qui abbiamo un poliziesco in stile anni 70, inizio anni 80, che cerca di essere più solido rispetto al fumetto sbrigativo degli anni 60. Secondo me Daniel è in parte riuscito, se avesse avuto un ritmo di produzione più regolare, probabilmente avrebbe avuto una vita editoriale decisamente più lunga, perché il personaggio lo meritava. Un giorno torneremo a parlare di Daniel quando completerò la lettura, perché comunque il finale della serie è discutibile, e cercheremo di fare l'ennesimo bilancio di Daniel, però dopo una lunga approfondita lettura di tutti i 30 gli albi della serie. Con questo è tutto, vi saluto e fatemi sapere se avete letto il crossover fra Daniel e Criminal. Un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.